Salve amici esploratori! Prima di iniziare vorrei invitarvi, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi video. Ma ora iniziamo! Oggi visiterò Villa Helios. Praticamente in riva al mare oggi Villa Helios è una doppia palazzina. C'è anche quello che viene chiamato il villino, che purtroppo non sono riuscito ad esplorare. È circondata da campi da calcetto e supermercati, esattamente accanto all'attuale pista ciclabile che ospitava l'ex linea ferroviaria. Il giardino circostante è anch'esso in completo stato di abbandono. Gli edifici di Villa Helios, un tempo, facevano parte di un complesso clinico per la cura di pazienti affetti da malattie molto gravi, soprattutto respiratorie. E i malati potevano trarre giovamento dal sole e dallo iodio del mare. Quindi trascorrevano lunghi periodi nel sanatorio. Dalle poche informazioni che sono riuscito a trovare, venne inaugurato verso la fine del 1800 e nei primi anni del 1900 fu in parte finanziato dalla regina Elena di Savoia, moglie del re Vittorio Emanuele III. Negli anni subì diversi cambiamenti e ospitò diversi reparti, tra cui un reparto di fisioterapia e intorno agli anni 70 un reparto di ostetricia, dove nacque una buona parte dell'attuale popolazione della città matuziana. Nei primi anni 2000 l'intera attività venne spostata, segnando la chiusura definitiva della struttura. L'edificio si estende per 5 piani con stanze ampie e luminose. Oggi lo stato avanzato del degrado dello stabile è diventato il classico rifugio per balordi senza tetto e tantissimi piccioni. Le stanze che ospitavano gli ambulatori e la sala operatoria ricordano molto la coreografia di un film horror. Per chi fosse interessato, lo stabile è ancora in vendita.
Il video si conclude qui ed io vi do appuntamento al prossimo video. Esploratori, vi saluto.